Sì, signor Presidente, ha chiuso la votazione. In quest'ultima votazione, nella fila lì in alto... La votazione è registrata, quindi... Sì, no, guardi, lei deve prendere i provvedimenti del caso. Ci sono 5 voti con 4 persone. Si tratta di una truffa. Non voglio capire e sapere perché il collega assente chiede a quello presente di votare. Voglio sapere chi è il collega assente e qual è la persona che sta votando al posto suo. Credo che sia un dovere da parte sua darmi questa risposta. No, bisogna intervenire. È un compito dei segretari. La prego fare questo accertamento prima di qualsiasi votazione e di ritirare la tessera. No, signor Presidente, segretario, è una cosa molto grave, perché la persona che assente... Siamo d'accordo, il problema non è questo, il problema è che bisogna che i segretari vigilino e accertino. No, i segretari devono ritirare la tessera. Ma quale tessera? Nell'ultima fila. Da lì lei non riesce a vederlo, bisogna alzarsi e andare nell'ultima fila. Allora, prego i segretari di andare a controllare. Prego i segretari di andare a controllare. Presidente, non andiamo avanti. Se loro non votano, perché la devo ritirare? Se c'è una tessera, senza che dietro la tessera ci sia un senatore, prego il segretario. Io voglio sapere dal segretario che cosa... Io da qui non vedo. Prego. Scusi, il questore è per l'ordine dell'Aula. Adesso i segretari hanno detto che non c'era una tessera inserita. Andiamo avanti. Comprendiamo. Va bene. D'accordo, andiamo avanti. Senatore Castaldi, andiamo avanti. Senatore Castaldi, prego, ha la parola. Grazie Presidente. Presidente, le chiedo un attimo di attenzione. Io la scorsa settimana, con molta cortesia, ho fatto la battuta dell'elettricista. Si ricorda, era lei che presiedeva l'aula. No, c'era la... ha ragione. Allora, la scorsa settimana era assente il senatore, nella fila successiva al senatore Barani, l'ultimo, era presente l'altro e succedeva la stessa cosa. Quindi si accendevano 5 luci rosse e ci sono presenti 4 senatori. Anche oggi, in tutte le votazioni precedenti, è successo questo. Peraltro, se lei sta attento, sul tavolo di quel senatore c'è un malloppo di qualcosa che copre chissà che. Adesso io dico questo, da cittadino, le dico che non mi piaceva essere preso in giro quando stavo fuori da questa gente qui. E non è giusto che dentro quest'aula queste persone ci prendano in giro. Perché noi siamo qui per colpa di queste persone. Senatore.